Ma tu ti preoccupare, pensa a quello che dico a te, non sai che a quello che fanno altri. No, quella che non fa mai niente, non mi pare, eh. Non è mi sono mangiata. Non fare niente. Ma ci avevo un ombrello? È una settimana che c'è il sole, guarda oggi. E dove piove oggi? Che cosa? Tutto quello che c'è da fare, guarda che tempo. Vabbè, ma magari si riprende, dai. Dai, che si riprende? Forza che c'è il sole. Ci ha messo l'aglio, eh? Eh certo, che va a mangiare senza aglio. Mi sta sfiatando. Ma è meglio così, così ne mangi, si mangiamo noi. Nessuno ha chiesto la tua opinione, cara. Hai capito? Pensa a capa faccia. Ecco. Dai. Ma te non ce la vita andare più a qualcosa su casa? E va, figlia mia, va. Ma sempre io mi do muovo qua dentro. Muovo, ma cosa quella che non fa niente? Va. Certo che è sempre stata colpa tua, guarda, la viziata sempre all'inverosimile. Ecco, lo vedi? Lo so, la piccola. Che mo fa? Tocca per pazienza. Tocca per c'è pure troppa di pazienza, ma. E si buona, Erza! Non brontola sempre, e si buona. Va bene. Certo sono belli questi pomodori, ma... Mamma mia! Ma se belli! Offre i pomodori e i carciofi, pensa che pranzo! È uno spettacolo! E l'aglio metticio perché ci va, niente sì, retta, lo so che ce lo mette l'aglio, ma dai! Però ogni volta poi quella non se la metta! Che te frega? Tu falli! Se gli passi in magna, sennò è calla! Ma questa scende più, wow! Mire? Ma guarda te, sicuro sta a fare qualcosa. Con la inquadrata tutti sti fagioletti. Mire! Ma non te vergogna l'età tua. Poi te passare a mettere mani più niente. È quasi ora di pranzo e te sei sicuro mangiata un quintale di bruscolini, eh? Quello che non strozza ingrassa. E poi con tutto quello che c'è stata fa sta a pensare ai palloncini. Vabbè che tanto che non stiamo più insieme. Ma prima bisogna sistemare tutto, poi se avanza il tempo fa un grado. Mi sento che è stello, va. E ci mancava pure il fiore, porca miseria, da. Antolinda, dai! Possi nasciaccate a te! Che altro c'è di mezzo? Salame! Vabbè, figate! Un panzoio tuo! Ecco qua, ma... Ammazza, sto spicchio lungo! Ariechime! Esageriamo, no? Mi fanno morire. Questo è fatto, questo è fatto. Un po' più svelta, eh. Lemme suonava la chitarra. Se continua così, arriviamo domani, ancora dobbiamo far finire di fare i fagiolini. Sta lenta. Appunto, come al solito suo. Ecco, là mi fermo proprio. Lo sai. Andiamo bene. Bella Cristina. Scrocchia zeppi, oh. Andiamo a bacetta a nonna, vie. Tesoro. Grazie amore. Bella. Allora pure zia. Te credo, Ni. A paraventa. Bella te allora casa. Allora pure a mamma, se la sente. Amore, dolce. Sì. Oh, quando abbiamo finito mettiamo tutto a cuoce, eh? Sì, che sì. Domani arrivano pure Nello, Marcello, Renzo, tutti. Con voi, Fini, Podi e compagnia bella, tutti praticamente. Tutti? Vabbè. Certo, tre figli maschi con le mogli che cucinano pure bene. Farà bene tutto e pulì perché bene casa. Perché non cucino più bene? Sì, lo so, ma tu lo sai come sei tu noi. Sì, lo so. E poi so. Tocca togliere il tavolo, aggiunge quell'altro. Se non piove. E se non piove veniamo giù. Noi ci mettiamo. E veniamo giù, tutti qui. Per forza. Vabbè. Che dobbiamo fare? Ah, ma che c'è?
Che non lo sai, quando arrivo deve essere tutto perfetto. Vabbè, tanto ti aiuto a preparare sti carciofi, tu valli a mettere al forno, corri, va. Se pranza a luna, ma da che monno e monno si arriva prima, per cui domani cominciamo presto a mettere a cuocere. Sì. Mire, chiamali, die domani alla mezza. Mi devo rialzare. Mirella, no. Sei rialzata. Sì? Mirella, che stai a fare? Oh, mi raccomando, domani a mezza, Sì. Sì, mamma mia, certo, è tutto pronto una settimana, sta a fare la spesa. Lo sai, no, com'è fatta, sì, tutto a posto. Mire, gli ha detto che se arrivano tardi... Poi non dicessero che se scoccia la pasta l'avevamo cotta male, Che ogni volta gira che te rigira, fanno il giro di Peppe intorno ai reali, arrivano sempre tardi. Ma io dico, ma che c'è, poi arriva a casa di mamma? Che c'è? Appunto. L'Orzo, il Corso e Piazza Venezia, a casa di mamma. Infatti. Mire, gli ha detto di venire a mezza? Sì, ne. E tu, col fatto che è più piccola, hai sempre iniziata. E poi tocca, fa sempre tutto a me. Ma io dico, che ci avrà a fare una sorella femmina, ma? A chi tocca non si ingrugna. Ci ha preso un pennacca, Ecco, è arrivata, Sei arrivata, purtroppo è così. Ciao da fa. Assedia fraci. Mire? Girate. Mire? Prova a fischia. Ah, ma è sempre la solita. Gamba ci sempre la solita. Siamo fatti. Io vado, Sì. Cristi, bella di nonna, andiamo, va. Che sono stanca. Dai ombrello. Cristi, io do ombrello, mamma, ti è? Copri a nonna, fai. Copri a nonna, grazie. Bella di nonna. Che sono bella, Ciao, Gri. Bella, sì. Ciao, ma. Mica ti sarà impazzita a quest'ora, te, no? Sei contenta? Sempre che te lamenti, tolgo da questa palla. Io, Sei un po' troppo grossa per la palla, te. La crisi non gli è da letta a tua madre, la nostra. Siamo rimaste solo noi due. E c'è ancora tantissimo da fare. Mamma bella ci ha lasciato. Una scarpa e una ciabatta, come avrebbe detto lei. Sì, come Don Forcuccio ti rispondo io. Gli ha detto di venire a mezza? Sì, ne. Oh, meno male, va. Com'è che mi chiamava la nonna, ma? Mamma? Scrocchia zeppi. Sto scrivendo la storia della vita mia. Dai, quanto è lunga. Tu pure sempre con sta fissa della palla e levede. E dai. Levede. E levede. Levede. No, come me dici, lascia scoccia. Comincia, chi tu bocca e bacia, ma è schifa, c'hai una parte. Ora ammazza. Come questa avrebbe detto. Dai, prendiamo questi fagiolini, forza. Tanto ero sicura che ci stavano. Uè. Ancora. Mire. Niente, Mire. Prova c'è ancora. Mire, girati. Cavamo sti fagiolini, va. Eppure questi devono essere messi a cuocere per domani. Forza, dai. Cavamo i fagiolini. E falla finita. Cavamo i fagiolini. No. Ma tutti cavamo sti fagiolini. Eppure attesa. E falla finita. Cavami i fagiolini. Cavami i fagiolini, dice. Dai, ferma. Oddio, bella tizia. Vieni qua, va. Voglio andare via in mezzo a tutte ste risate. Aiutami, no, va. Grazie. Tua madre è sempre la solita. Vabbè, ho meglio dire che piangi. Io sempre le scherzate, lo sa. Sono che fai il tuo Ciao, Gri. Dammacetto,
Basta, mangia. Ti fa male tutti questi bruscolini. E quello che non strozza ingrassa, diceva tua nonna. Ho capito, ma te questa scusa sta sempre a mangiare però, cioè, ti fa male. Comunque, il pranzo? Tutto pronto, ho portato tutto su. Anzi, dopo andavamo pure sta roba. Mi rilasso un attimo. I palloncini e basta. È piena casa di palloncini, sono tutti volati per terra, non sei capace. Non ti viene. Sai perché? Perché ti mangi troppi bruscolini. Calma. Ma quando mai? Come te c'è dietro? È tutta così. C'è casa piena di palloncini. E aspetta. Per terra proprio. È pronta? Dai, andiamo. Fammi vedere. Fammi vedere. Io non ce la fai. Saranno tutti quei bruscolini che c'è in bocca. E senti, faccio il medico. Ta-da! Aspetta, questa ne vengo. Aspetta che ti faccio una foto. Questa la devo mettere dentro casa. E qua, e qua, e qua, e qua. No, non stringere il braccio, no, mi esci. Aspetta. Bella, questa mi piace. Bella. Incredibile. Chiama? Yeah. Ma proprio adesso. Accompagnami lì. Un sorriso a mamma. Signore, da un mese che vi ho detto che dovete pulire sta cantina e levare tutta la roba vostra e voi adesso lo decidete. E ci sta pure a guardare dentro invece di buttare tutto, è tutta roba vecchia, se rovinata sta qua dentro. Vabbè, comunque dovete levare tutto, fra l'ora arrivano i muratori e qui deve essere vuoto. Abbiate pazienza, ma qui o buttate voi o buttano loro.